Buongiorno, oggi siamo esattamente sulla Sella del Diavolo, è uno dei posti più belli in assoluto, secondo me, della mia città di Cagliari. Si percorrono, se non erro, 3 chilometri e 3. Sono qui per farlo da sola, anzi, per farlo con me stessa. Un uomo può essere se stesso soltanto finché è solo. Se non ama la solitudine, non ama neppure la libertà, perché si è liberi unicamente quando si è soli. Secondo Schopenhauer, la solitudine è una caratteristica propria dell'essere umano alla quale nessuno può sfuggire durante la sua vita. Ma non per forza, ovviamente, deve essere vista come una cosa negativa. Anzi, Schopenhauer dà molta importanza alla solitudine, in quanto potrebbe essere quel primo passo verso quel lungo cammino che l'uomo deve affrontare per raggiungere una vita più serena o più felice. Una grande percentuale dell'umanità ha paura dell'idea della solitudine, perché viene vista principalmente come una cosa negativa. Io ho avuto paura, ogni tanto continuo ad averla, però sto imparando a darle il giusto valore. Un giorno una persona mi disse che stare da solo non vuol dire non stare con qualcuno, ma vuol dire stare con la persona più importante in assoluto, te stesso. E non aveva tutti i torti. In un mondo che corre ed è sempre più virtuale, paradossalmente ci sentiamo sempre più soli, anche perché si genera spesso questo desiderio collettivo di essere riconosciuti dagli altri e di avere delle conferme. E questo ti allontana dal capire realmente chi sei. E invece è importante imparare a stare da soli per conoscere se stessi. E l'unico momento in cui siamo con noi stessi è quando siamo da soli, perché quando sei con le altre persone non puoi ascoltarti, non hai il tempo di ascoltarti. O magari ti fai influenzare, o ti preoccupi di quello che possono pensare di te o delle tue decisioni. Quando sei solo, invece, è l'unico momento di pace in cui realmente fai la scelta di prendere piena coscienza di te, di ascoltarti, di capire ciò che vuoi e di cui hai bisogno ed è giusto per te. E questo è un regalo immenso che la vita ci dà, ma spesso non gli diamo il valore che si merita. Probabilmente abbiamo così tanta paura della solitudine perché la percepiamo come isolamento, come abbandono. Ma in realtà imparare a coltivarla non significa rinunciare a tutto oppure diventare Gandhi o Osho. Significa semplicemente conoscere se stessi. Io, per esempio, sono una persona molto socievole, adoro condividere i miei momenti con i miei amici, con la mia famiglia, ridere, scherzare, però apprezzo tantissimo anche i momenti di solitudine, come questo per esempio. Conoscere se stessi è importante. Se stai bene con te stesso, starai bene con tutto il resto che ti circonda. Non è un viaggio semplice, ma si può imparare a stare da soli. Un esercizio che potresti fare è quello, per esempio, di fare un'escursione come questa da solo, camminare fino a raggiungere la vetta e apprezzare e ammirare il panorama. Besitos! Certo che io la sto facendo camminando, fra un po' ci lascio il polmone, questi la fanno correndo. Tutta la mia stima, ragazzi.